Bentrovati. Lo scorso 12 luglio a Roma noi di Legal Community abbiamo raccontato quali sono le realtà eccellenti all'interno del mercato dei servizi legali presenti sul territorio. Uno spaccato che ha descritto queste strutture che operano dalla Sicilia fino al Friuli Venezia Giulia e che ha fatto emergere un gruppo vastissimo di realtà professionali che in Italia, nelle regioni del nostro paese, in quella che un tempo chiamavamo provincia, in realtà svolge un'attività di consulenza legale, di assistenza legale, obbedendo, diciamo così, a criteri di modernità. È un'attività che è organizzata, è un'attività che si focalizza su alcune aree di pratica in maniera specifica e tenta, no, di far emergere delle specializzazioni. È un'attività che punta moltissimo sulla conoscenza del territorio e la vicinanza al territorio per fornirgli quella consulenza e quel supporto professionale di cui sempre di più le aziende del nostro paese, le famose PMI che costituiscono la spina dorsale dell'economia dell'Italia, hanno bisogno, perché oggi i bisogni delle aziende nel paese sono molto variegati e vanno ben al di là, no, dei confini regionali di ciascuna territorio in cui queste operano. Sono esigenze che riferiscono all'internazionalizzazione, all'apertura del capitale, all'acquisizione di concorrenti in Italia e all'estero. Insomma, quello che è venuto fuori, il dato forte che è emerso da questa bellissima serata di gala che c'è stata lo scorso 12 luglio a Roma, è che la provincia non esiste. Non esiste se la consideriamo un ruolo, un luogo marginale, se la consideriamo un luogo laterale rispetto al mercato. La provincia invece esiste ed è forte, ha, come dire, il suo atu specifico, se invece la consideriamo come territorio di opportunità per chi svolge la professione legale. Ecco, i campioni dei nostri Italian Legal Community Awards sono quei professionisti e quegli studi che, a nostro giudizio, nell'ultimo anno hanno dato prova di essere in grado di cogliere le opportunità che questo nuovo scenario economico sta proponendo, e soprattutto sono in grado di affrontare questa sfida con un criterio di modernità.